Benvenuti a una nuova live nel salotto dello Scarabocchiatore, il momento che la nostra associazione dedica alla non arte. Con noi avremo un'illustratrice molto versatile nel campo dell'Eros, ma non solo, chiaramente. Molto brava, ha da poco avuto una mostra nella zona rossa di Torino Comics. Per chi sa un po' delle fiere, sa che la zona rossa è quella là un po' hot. Abbiamo con noi Esther Cardella. Ciao Ciao, Esther. ciao a tutti, ciao, buonasera. Ah, Grazie per aver accettato l'invito. grazie a voi. Come si stava nella zona rossa? E poi perché era rossa? Si stava caldissimo. Allora, no, si stava benissimo. Ormai la terza volta, questa è stata la terza volta che ero a Torino Comics e loro pensano bene, insomma, di creare questo spazietto, spazietto, insomma, uno spazio anzi abbastanza grande, dove andare a mettere le illustrazioni erotiche, altri artisti comunque che si occupano sempre di questo genere, quindi è sicuramente una zona molto interessante. Vietata ai minori di 18 anni, tra l'altro, quindi cioè, sì, butta fuori, che praticamente ti fa accedere solo se hai una maggiore età. Si sta molto bene, devo dire. Io poi tra l'altro avevo la mia carissima assistente ad aiutarmi, quindi è stata veramente un'esperienza stupenda. Torino è sempre molto molto bella, risponde bene, cioè super aperta mentalmente, quindi è una bellissima esperienza ogni volta. Chi era l'assistente? La salutiamo. Martina, che è una cantante, una ragazza che ho conosciuto a Lucca Comics così per caso. Tramite il fratello con cui ho realizzato l'artbook, che insomma ormai veramente non ci sono più copie, ho conosciuto questa ragazza ed è andata benissimo perché ci siamo messe insieme, lei mi ha aiutato a lavorare, ha sistemato le mie cose, tutte le mie stampe benissimo, e io ho detto: guarda, senti, tu hai fatto qualcosa che io non sono mai riuscita a fare, quindi non è che ti va se magari qualche altra volta che vado su perché sono di Palermo, quindi quando salgo su a fare qualche fiera, magari ti va se cominciamo qualcosa di serio insieme. E guarda, da là è scoppiato l'amore, e lei sistema tutto alla perfezione, super gentile, perfetta, quindi non si può volere di meglio. Quindi la salutiamo e le facciamo i complimenti per l'aiuto che ti dà. Sì, Stanno sì, sì, sì. arrivando già i primi saluti. In realtà la nostra associazione ha tanti autori che si occupano dell'erotico, come Alessandro Guarino che ti saluta, Mitica Ester. Ah, William Bondi che era tuo vicino alla zona rossa, se ricordo bene. Era anche lui, sì, eravamo accanto. Sì. E poi vabbè, tanti amici ci salutano e nel corso della live, se vogliono, possono fare anche domande. Come dicevo, come è nostra prassi, se qualcuno durante la live o subito dopo con messaggio privato o sulle tue pagine ti chiede, ti commissiona, ti chiede uno dei tuoi disegni, avrai un'attenzione particolare, uno degli omaggi, così in linea con le nostre live, a discrezione chiaramente dell'autore, come sempre. Detto Sì. questo, ritorniamo a noi. Quindi la zona rossa sei un po' un habitué, ci hai messo caso, ci hai messo il salottino nella zona rossa, sei già stata altre volte. Ma perché è andata benissimo, loro mi invitarono la prima volta a dicembre, perché ci sono due edizioni che fanno a Torino, quella diciamo ufficiale che è ad aprile e l'altra a Natale, quindi la Christmas Edition. Mi chiamarono la prima volta ad aprile l'anno scorso, cioè la zona rossa era un po' più piccola, era la prima volta che facevano, diciamo che provavano, testavano un pochettino questo tipo di situazione. E andava benissimo, poi mi hanno invitato di nuovo e poi di nuovo, quindi insomma io non dico di no a Torino mai, non potrei mai dire di no. In realtà abbiamo avuto anche la soddisfazione perché li avrai conosciuti. Abbiamo a Torino Comics abbiamo avuto anche uno stand per lo Scarabocchiatore. Infatti ti sono venuti a importunare, mi hanno detto proprio per Sì, organizzare la live che stiamo facendo adesso. da subito, io ho visto Mirko da lontano perché non ci conoscevamo di persona, E l'hai caffè, evitato, però ci conosciamo. ti è venuto a cercare dopo che l'avevi evitato, ti è venuto No! da braccare. No, bello, è stato bello, sì. Allora, molti ti conoscono, io ti seguivo anche da prima sul web, sei molto nota. Vuoi dirci così, brevemente, la tua formazione, come nasci, disegnatrice, illustratrice nello specifico? Allora, sì, nello specifico, chiaramente adesso mi occupo più di illustrazioni. Io ho disegno da sempre. E ammetto comunque che ho studiato tantissimo, cioè non c'è talento o magia, diciamo, che mi abbia portato a dove sono oggi. Ho studiato tantissimo al liceo artistico e inizialmente quindi ho comunque una formazione classica delle cose, perché
Tra l'altro io facevo parte della vecchia riforma, il liceo artistico, quindi ci sono tante ore di figura del vero, che è una tra le cose che ormai è praticamente quasi dimenticata. Quindi praticamente avere il modello dal vero o anche la statua che si va a disegnare dal vero, e questa cosa ti forma tantissimo nella morbidezza, nel gesto, proprio super importante. Poi studio modellato, quindi lavorare con l'argilla e anche vari altri supporti e strumenti. E poi dopo di questo ho studiato alla scuola del fumetto di Palermo, sempre, dove adesso do lezioni, infatti è una cosa bellissima per me questa cosa di studiare, insomma dare tutto il mio impegno in qualcosa e poi essere ripagata in questa maniera, dando poi lezioni nella scuola dove ho studiato, penso sia una tra le cose di cui sono più orgogliosa sicuramente. Tu sei E passata da stare dietro ai banchi di scuola a stare davanti. sì, Cosa si bellissimo. prova? È bellissimo, immagino, ma Allora, secondo è te come cambia bellissimo. come è cambiato l'appeal di chi sta dietro ai banchi? Se hai notato differenze nel corso del tempo? Sì, una bella domanda. Sì, ho sentito molta differenza. Sì. Allora, devo dire che io non dimentico sicuramente come ero io a scuola. Cioè, questo è un errore che magari a volte molti adulti, tra virgolette, fanno, cioè che è questa cosa di dimenticarci un po' come eravamo quando eravamo un po' più giovani, e magari poi si arriva a una maturità e ti dimentichi o e pretendi subito delle cose, una certa serietà, eccetera. Quindi io non dimentico sicuramente quanta fatica ho fatto per riuscire a ottenere certe cose. Quindi sicuramente sono comprensiva, ma sono anche molto severa, questo è Ah, ah, ah. vero, sì, Sei assolutamente. quelle docenti che bacchettano. Sì. Sì, Sì, mamma perché mia. comunque per quanto riguarda tutte le materie, comunque dove vuoi, se vuoi ottenere degli obiettivi devi sacrificarti, comunque è normale che devi studiare tanto, quindi non esiste il mi è venuto male, ti scoraggi, no, ti è venuto male, lo rifai, non cancellare, io infatti sono sempre contro la gomma non si deve usare, la gomma è qualcosa di sbagliatissimo perché ti va a eliminare l'errore, invece noi grazie agli errori possiamo crescere. Quindi insomma, sono severa, però sprono anche tantissimo, perché non è una cosa. Io ho avuto degli insegnanti che erano severi con me, però non mi davano, diciamo, il materiale, la forza per dire ok, sto sbagliando in questa cosa, però ti do anche lo spunto per poter migliorare. Questa è una cosa importante, non bisogna essere solo severi e basta, che non porta da nessuna parte. Demoralizza e non crea, diciamo, quell'istinto che ti porta a voler migliorare. Quindi sono severa, ma sprono anche tantissimo, cioè sono lì che carico comunque i ragazzi sempre. Ed è bello, mi piace moltissimo insegnare, è una cosa molto bella. Tu insegni illustrazione erotica, se ho capito bene, cioè hai Allora, questo. alla scuola del fumetto di Palermo, quindi che al secondo anno si studiano vari generi, si comincia con i western, poi si va al supereroistico, si va all'horror, e poi così quindi c'è anche il genere erotico. E per questo, diciamo, loro chiamano me, quindi per questo tipo di genere, quindi che dura un tot di tempo, dura perché chiaramente ci sono vari mesi nell'anno scolastico e sono dedicati ad altri generi poi, ovviamente. E quindi io subentro nel momento in cui i ragazzi devono lavorare le tavole erotiche, in questo momento stanno realizzando due tavole, una copertina e gli studi del personaggio, e quindi io sono lì a bacchettarli su queste cose qua. Una cosa che mi chiedo, alla fine si tratta di etichette, perché se uno sa disegnare erotico, sa disegnare pure western, diciamo, non è che ci sta poi chissà quale. O sbaglio, dimmi tu. No, allora il western è uno No, fra i generi più dico complicati, vari generi, insomma. diciamo, come? No, dicevo, se uno sa disegnare erotico, sa disegnare tutto, presuppongo, non lo so, da ignorante io non disegno, così, tanto per chiedere. Allora, considero che io quando ci sono i ragazzi che vengono da me e mi fanno vedere i loro lavori, io vado a dare consigli per quello che è la prospettiva, l'anatomia, la E composizione, quello è eccetera. uguale per tutto, anche se faccio un uomo Quello, vestito, insomma, nella uguale, sì, credo. quello ovviamente, diciamo, è un argomento che riguarda la tecnica in sé, ma con l'erotico invece c'è quella componente emotiva, quindi entrano in gioco un po' più dei sentimenti che sono diversi dall'andare a disegnare il western. Per cui se noi siamo rigidi con noi stessi, l'erotismo non può uscire fuori, ma escono fuori tutti quelli che sono invece i preconcetti che abbiamo dentro. Quindi in realtà io poi ti vado a parlare sì di prospettiva, di anatomia, ma
ma anche di come fare, cioè come fare a riuscire a essere in contatto con se stessi e ad esprimersi senza paura, senza vergogna, senza avere quelle che sono le nostre, diciamo, le informazioni esterne, ma cercando di, che è poi quello che faccio io, cercando di disegnare per come noi sentiamo noi stessi, quindi con una buona conoscenza di noi stessi possiamo poi effettivamente trasmettere questo erotismo. Nel western non c'è bisogno di saper cavalcare un cavallo per disegnare i cavalli, ci siamo, basta saperlo disegnare, tecnicamente i cavalli sono tra gli animali più difficili e complessi da disegnare, per questo il western sicuramente è un genere dove solo i maestri, diciamo, riescono ad eccellere. Nell'erotismo invece devi avere comunque una componente, secondo me, come appunto i maestri grandi riescono a dimostrare, dove hai un buon contatto con l'erotismo, che è qualcosa che tecnicamente non esiste. Cioè, una donna nuda non è erotica. Cos'è che rende erotica una donna? È un insieme di linee, è un insieme di gesti, che quindi non sono calcolabili su qualcosa che è tecnicamente così, no. C'è qualcosa che va oltre, è un po' filosofica. Quindi, se mi passi la metafora, si potrebbe dire a tema che tu metti a nudo i tuoi allievi. Così Sì. rimaniamo nell'ambito. Io Stanno sono arrivando infatti di tantissimi parere. saluti. Ciao. Massimo Cartocci, un grandissimo Ciao, collezionista. Vincenzo Basile. Ah, Alessandro Guarino, che anche lui è un disegnatore erotico, viene a tutte le viene a entrambe le edizioni ogni anno di Torino Comics. Quindi è un aficionados. Ah, Enrico Rucco, che è stato al Torino Comics, dice che lui non ha fatto niente, infatti, bravo. Non lo so se è vero, tu confermaci. lui il meglio, lui il migliore, quello serio è lui. Ah, con la serie, ok. Altri saluti che ci Ciao, 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 arrivano. bonjour, Molti disegnatori che ci stanno vedendo, perché poi alla ciao. fine l'associazione dello Scarabocchiatone è un'associazione soprattutto di appassionati, sì, ma anche di talenti in erba, talenti più o meno avanti con l'esperienza. Io ho visto che stai qua e tu insegni pure a scuola, volevo chiederti un consiglio che puoi dare a chi si approccia adesso e magari si scoraggia perché non gli vengono bene i disegni oppure vengono criticati. Così un consiglio comunque in passant, chiaramente. Beh, chiaramente ci sarà sempre qualcuno che criticherà, che dirà qualcosa di negativo, eccetera, però comunque se siamo mossi dalla passione sappiamo che la cosa più importante è ovviamente diciamo, arrivare ad allietare noi stessi, ecco, non dobbiamo disegnare per gli altri, quindi nonostante possano esserci delle critiche, eccetera, per me disegnare è una cosa che mi fa bene all'anima, quindi comunque anche se dovessero arrivare un milione di persone dicendomi no, non volevo che disegni, cioè io comunque continuerei lo stesso, che è qualcosa che fa bene a me innanzitutto. Quindi io direi sempre di non fermarsi, non soffermarsi troppo sulle critiche, ecco, ma saper cogliere le cose importanti che ci possono servire dal punto di vista tecnico, di approccio, eccetera. Poi ovviamente il consiglio, quello più ovvio che mi viene in mente è quello di studiare tantissimo e guardare anche i maestri, ma guardare i maestri sì, del fumetto anche, però non ci dimentichiamo che l'Italia praticamente ha una quantità di arte, diciamo, che possiamo andare a studiare, da cui io stessa prendo spunto la maggior parte delle volte quando vado poi a disegnare delle cose, magari vado a prendere più spunto dalla storia dell'arte, quindi da artisti che appartengono a secoli e secoli fa. Quindi quello che dico io è studiare tantissimo dai maestri del fumetto, quelli che ci possono piacere e interessare, però anche andare a approfondire, perché certe volte il fumetto viene troppo messo da parte, diciamo, è come se non riuscisse a combaciare con quella che è la storia dell'arte. Secondo me ormai è arrivato il momento che anche il fumetto faccia effettivamente parte della storia dell'arte, prima o poi secondo me ci sarà scritto sui libri di storia dell'arte di Milo Manara, di Serpieri, perché sono dei fenomeni, ti dico quelli italiani così che mi vengono in mente, che sono comunque dei fenomeni, degli artisti che effettivamente hanno creato qualcosa che rimane nella storia dell'arte sicuramente. Quindi guardare quelli diciamo più moderni, tra virgolette, ma anche andare a studiare bene tutti quelli che sono le correnti artistiche, pittoriche, rinascimentali, del barocco, eccetera. Quindi studiare Studiare solo questo. sicuramente aiuta. Devo dire che anche i musei, quelli là ufficiali, quelli là grandi, hanno fatto delle aperture al fumetto, devo dire la verità, questo bisogna dirlo. Oh, c'è Sono una quantità arrivati di altri.
Saluti, mi piacerebbe un saluto, Felix Pasquale, e ringrazio la super associazione dello Scarabocchio, grazie a te, di farci conoscere bravissimi disegnatori di disegni, in realtà Esther è famosissima, certo non aveva bisogno di noi per farsi conoscere, figurati. Bellissimo il tatuaggio che hai sul braccio, super Betty Boop, lo danno tutti che ci sei. Con Grazie. quanti pregiudizi devi convivere? Questa è una domanda tecnica, di quanti pregiudizi devi convivere tutti i giorni sui social, come convive con le molestie, che sicuramente riceverai quotidianamente, spero di no, o poche, insomma, non lo so. Allora, guarda, ringrazio comunque me stessa in un certo senso per avere un caratteraccio, quindi so rispondere a te, Ah, rispondi, no? cioè, ma anche ti arrivano molti fastidi sui social. Guarda, in realtà, sì, sono sempre di più le cose positive che negative. Meno Quindi male, dai. poi Spero che sia tendo così, dai. comunque a fare caso anche alle situazioni che si creano ed è importante sicuramente andare a vedere anche le cose negative, non soltanto le cose belle che ci succedono. Però quando mi succedono, ripeto, bisogna essere comunque liberi, lasciarsi andare perché mi è capitato poche volte di sentirmi, però mi è capitato di sentirmi giudicata, diciamo, per quello che disegno, però io so che sono mossa da dei intenti che non hanno niente a che vedere con quello di cui ero accusata, quindi di base so bene che quello che faccio vuole puntare a qualcosa, punta a qualcosa e quindi non mi faccio troppo prendere da queste situazioni qua. Il problema più grande in realtà sono io. Cioè, sono io quella che può frenarsi di più di tutti. Non farò mai in modo che sia qualcun altro a frenarmi, perché sarebbe, cioè, la responsabilità di tutto quanto è mia. Se ho cominciato a disegnare è colpa mia. Se ho continuato e perseverato è colpa mia, quindi sarò solo io a fermarmi, eventualmente, se mai sarà. Brava, mi piace questo punto di vista. Io i complimenti che ti faccio sono anche soprattutto per i disegni. Devo dire la verità che sei una delle poche che fa anche degli sfondi molto elaborati. Normalmente spesso vedo il disegno erotico dove c'è la figura magari della donna di turno bella, però da sola. Invece tu fai uno sfondo molto elaborato, almeno da quelli che vedo io, insomma, quelli che mi capitano di io. A tal proposito, proporrei, visto di mi tolgo dallo schermo e facciamo vedere i tuoi disegni. Che dici, il book che hai a disposizione che avevi? Ah, sì, io devo fare, aspetta perché non ho fatto la condivisione dello schermo al No, puoi momento. mettere anche quello che hai fisicamente, giusto? Hai un book fisico da mostrare? Ah, sì. Sì, alza pure tranquillamente quello là che hai. Sì, ho Sì. tipo qui dietro la schiena, Eccolo qua. ho delle cose qui, ad esempio, Wow, questo qua guardate, non è. questi sono fantastici. Ma da curiosità mia, tu lavori in analogico, tutto carta e matita? Cioè di china, insomma. Anche perché non saprei come usare la tavoletta grafica, sono completamente inesperta, quindi questo qua è tutto realizzato con Quindi, a attrezzi. differenza insomma, delle nuove generazioni, tra virgolette, che usano quasi tutte la tavoletta grafica e il digitale, tu fai tutto a mano? Sì, faccio tutto a mano Oh, ma questa è e... stupenda, quella là sulla poltrona è fantastica. Puoi rigirare il Grazie. foglio prima, cioè è Questo una cosa bellissima. qua. Questo? Guardate che sfondo elaborato che ha. Cioè non è la donna nuda che metti Grazie. davanti, no, questo, come hai detto tu, l'erotismo è anche questo, se vogliamo, anche la situazione che hai intorno. Sì, perché comunque sicuramente se c'è questa donna qui, mettiamo caso, fosse stata solo sulla poltrona e basta, non ti rendi conto, diciamo, in che spazio sei. Invece il riempire lo spazio significa anche che tu in un certo senso ti senti di poter entrare in questa stanza, quando riesci a conoscere anche gli oggetti che ci sono, dove è seduta, c'è questo tappeto qua, le pergamene, Ma poi le l'inchiostro, eccetera. persone che guardano è un tocco di classe. Grazie. E questo qua, tra l'altro, è uno degli ultimi lavori che ho fatto del manifesto Variant per Etna Comics, quindi per me sono molto fiera di questa cosa. Ma questi qua E che lei stiamo veramente. vedendo, volendo, sono in vendita. Scusami se ti ho interrotto. Questo qua, allora, penso che debba andare all'asta Etna Comics, Ah, cioè. ok. Questo qua no, Sì, ok. sì, sì. No, non è in vendita, no. E lei la donna velata perché quest'anno stiamo, cioè, hanno pensato di onorare Pirandello, quindi lei è la donna velata di una novella di Pirandello, così a se vi pare, si intitola così. I personaggi all'interno sono tutte cose calcolate, tutto quello che vedi qua è tutto lavorato perché racconta della novella. Ah, Insomma, perciò le stamane qualcuno. maschere. Sì, le maschere rappresentano sicuramente il teatro, quindi è la maschera sorridente e piangente, chiaramente in onore di quelle che sono state le rappresentazioni teatrali di Pirandello. Ci sono vari dettagli, insomma, mi soffermerei tipo io a parlare di tutti i disegni che hanno No, tutte beh, le una storie. curiosità te la butto là, ma quanto ci hai messo a farla? 2 anni.
Sì, 2 anni in 15 giorni. No, allora consiglio che ho fatto lo sketch e ho fatto più prove per gli sketch perché avevo bisogno dell'approvazione. Dopo di ciò l'ho lasciato in stand-by per un po' e questa cosa mi aiuta tantissimo perché ho gli sketch, loro hanno diciamo, scelto quello a cui loro piaceva di più. Quello là ho cominciato quindi a mettere un pochettino di definizione e poi lo lascio in stand-by perché. Quando poi, dopo qualche giorno, è come se diciamo, mi si rinfrescasse un po' le idee, la visione che ho della cosa e quindi riesco ad aggiungere un pochettino di più le cose. Se invece carico troppo, sto troppo sopra il pezzo, a volte mi viene un po' più asettico, non so spiegare bene, e quindi ho bisogno di alcune pause. Quindi pausa, e dopo l'ho cominciato a inchiostrare a mettere la matita, quindi definizione matita, bene o male 3 giorni. Quindi fai decantare, possiamo dire così, come un buon Sì, vino. brava, hai detto il termine giustissimo, decantare, facciamo Ma queste decantare. invece, scusami, sono tavole di fumetto, però. Queste sono delle tavole a fumetto di un progetto a cui tengo tantissimo, che spero prima o poi di riuscire a farvi vedere. C'è un sacco di gente che mi chiede, ma che punto è la suora, che sta facendo? Perché lei è la Ma suora di... è nel caso sei autrice completa? Cioè, hai scritto anche la Allora, storia? in questo caso sì, lo sarei, sì. In questo caso lo sarei, sì, perché comunque sarebbe È tipo Monaca tutto... di Monza, oserei dire, guardando un po'. Monica di Monica, ecco qui ci sono delle scene un po' più Un po' hot più piccante, un po' più piccante. sì, la facciamo divertire un pochino la suora Di che diamine. e insomma ci sono delle questa qua con Tullio ad esempio pure che mi è piaciuta tantissimo Questa, almeno sono, queste sono, questa qua è bellissima, questa qua con la morte, allora spettacolare. questi qua sono degli memento mori che sto realizzando su commissione. Anche qua, come ti dicevo prima, c'è sempre qualcosa dietro i miei disegni, quindi mi piace un sacco. Se tu mi chiedi di qualsiasi disegno, so dirti qualcosa, c'è una storia sempre. Allora, questi qua sono realizzati su carta che viene utilizzata per le incisioni, quindi si chiama rosa spina, è una carta molto spessa, cotonosa, perché con le tecniche dell'incisione va immersa Incisione nell'acqua. perché tu hai fatto anche scuola d'arte, perciò sei pratica anche della. Ho fatto il liceo artistico e non si studia le tecniche delle incisioni, lo studio esterna in accademia. Mi contornavo lì, mi intrufolavo e chiedevo ai professori, mi fate fare un po'? E Un quindi ho po' di studiato incisione. queste tecniche. E, sono quindi dei memento mori, ci sono delle scritte in latino, che sono in questo caso brevis ipsa vita est, che significa insomma la vita è già breve di suo, e quindi qua ce lo vediamo se riesco a farlo vedere un po' meglio. Quindi No, è qua c'è, bellissima. E grazie. Qua c'è la donna, questo quindi matita china, giusto? È chinato questo. sì. Sì, questo è tutto in chiostro. Tu inchiostri sempre, non lasci mai solo matita. No, perché prima o poi comunque va via, a meno che non gli metti non so quanta lacca sopra. Preferisco inchiostrare, mi piace un sacco inchiostrare, quindi in realtà la matita è difficile che la definisco tantissimo. Ah, ok. Mi dà fastidio, mi annoia la matita, preferisco molto l'inchiostro. Insomma, quindi Ma ci sono queste... questi due elementi mori, poi vado avanti un Sì, pochettino. prego, prego. Wow, Ci bellissimi. sono altri disegni pure qua. Allora, questa è una, hai detto una western, quella là di sopra, quella è una Sì. cowgirl. Ma Sì, una cavolo, queste questi qua sono sono commissioni libere, queste originali. volendo si possono acquistare se qualcuno è interessato, sono Sì, private. queste qua sì, assolutamente sì. Queste qua fanno parte dell'artbook che ho realizzato appunto con Ivan, che è, diciamo, è stato il mio produttore. Fratello della mia assistente, quindi che ho conosciuto dopo, insomma, quindi il E caso l'artbook, intanto. se qualcuno lo vuole recuperare, come può fare? È ancora Non so disponibile? quanto sono rimasto ormai, non ho Ah, ok, perso quindi. niente, ho perso niente. E quindi ci sono gli originali che E volendo, gli appunto. originali sono in vendita? Sì, se non sbaglio, ultimamente le volevo mettere all'asta, quindi. Guarda, è bellissimo. Un po', Ho tanto sarà un po' di fetish questo, queste. leggermente. Leggermente fetish. Ma io Sì, non so, no, lungi da me rimproverarti o chiedere, ma vedo pochi uomini, più donne, c'è un motivo? allora, perché mi chiedono sempre più donne, cioè le donne, ecco sì, chiedono sempre più, molte di più donne che Ah, uomini. Anche chiedono più donne, ok, chiedono più le illustrazioni femminili. donne stesse chiedono comunque sempre di più le donne, chiedono donne, e uomini chiedono donne con donne, oppure uomini con donne, insomma. In percentuale però sicuramente sì, c'è una richiesta sicuramente del fisico femminile, scusami, ho chiesto una cosa, Sì, prego. e,
Sicuramente maggiore, ecco, sì, sicuramente è. Qua c'è un alieno, però, se ti interessa. Allora, No, 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 per sicuramente. carità, a me va benissimo le donne, solo mi chiedevo come mai c'era questa predominanza femminile nei tuoi disegni. Ma anche, che so, quello che possono essere delle donne, magari mi è capitato di chiedere, cioè di avere chiesto che disegnassi loro stesse. Quindi va a finire, quindi la donna che mi chiede di disegnare le donne, però ce ne ho uno qua, vediamo se riesco a prenderlo in un secondo. Sì. Questo qua invece è uno, diciamo, dei miei preferiti che ho realizzato per Aspetta, ti il metto museo. in grande, è bellissimo questo qua. Questo è Questo qua non è disponibile l'originale, volendo? no, questo qua non è l'originale, l'originale già è andato via Ah, tempo questo fa. l'ha È tiene incorniciato. Wow, ma è una bellissimo. stampa. Questa è la Sì, stampa dell'originale. c'è il plexiglass, quindi un pochettino Sì, magari si la vede. Si vede un po' di luce riflesso, però figurati, si capisce che... benissimo. Qua invece ci sono un sacco di uomini perché in questo disegno qua mi è stato chiesto di realizzarlo per la fiera di Casale Monferrato, dove c'era ospite Sarpieri, e quindi lei Infatti è lei lui. ricordava la Luna, allora ci troviamo, perché lei me lo ricordava, insomma, ti sei Sì, ispirata a è lei. buono. Sì, praticamente c'era questa mostra, diciamo, dove sono stati invitati dei disegnatori e tutti noi dovevamo fare un omaggio a Bruna. Quindi io mi sono sentita libera di poter fare io quello che volevo e quindi ho disegnato invece tutti questi corpi maschili. Quindi se mi lasci libera io vado tranquillamente. E ho pensato di disegnare invece Bruna dominante, come non mai è stata in realtà. E dominante con tutti questi uomini che sono legati, bendati, imbavagliati, quindi non possono né vederla né La sentirla, quindi comanda sono lei. il suo comando totale, e soltanto uno invece è cioè non ha le bende, non è imbavagliato, è comunque legato sempre sotto il suo Sì. dominio. Al centro della composizione sono andato a mettere il pugno di lei, quindi che tira per segnalare un po' la forza di questa donna, e insomma, quindi io gli uomini li amo, adoro disegnare, quindi quando sono libera li disegno. Se posso io scegliere, li disegno sicuramente. Allora, Però sono arrivate tante non domande che ti giro. Vabbè, una che chiedono tutti, vabbè, questo te l'ho chiesto pure io prima, quanto ci impieghi? Perché ad occhio io penso ci stai almeno 2 anni di illustrazione, però hai detto sei molto più rapida, insomma, era un mio dipende, cruccio. guarda, in realtà la cosa che più richiede tempo per me è la parte creativa, Ah, non quindi la tanto quella dell'esercizio. progettazione. La E la progettazione. parte creativa, sì, quella parte del pensare, del comporre, quindi della composizione, è quella che mi richiede più tempo. A livello invece esecutivo, non vuole tutto questo tempo in realtà, in 3 giorni, 4 giorni massimo, comunque riesco a ottenere un'incastrazione finita. La parte invece, quella che può richiedere 8 mesi, è quella mentale. Dalla progettazione. È arrivata una Sì, domanda sì. che praticamente abbiamo anticipato noi parlando, ma per le tue singole illustrazioni, opere d'arte, perché effettivamente sono bellissime, crei uno storyboard, si usa una sceneggiatura, va distinto, qual è il processo creativo? Vabbè, diciamo, ce l'hai già detto prima, arrivano tanti complimenti, che spettacolo, insomma, i complimenti sono tantissimi, voglio dire. Tutti sono Grazie. rimasti a bocca aperta insomma, della tua bravura, bellissimi disegni tutti quanti, chiaramente. Ah, una curiosità mia, ma se io voglio un disegno, un originale Esther Cardella, come faccio? Te lo ordino Dobbiamo privatamente? parlare. Te lo ordino privatamente, chiaramente. Tu accetti Allora, tutte commission? sì, io lavoro solo su commissione. Essendo indipendente, io lavoro su commissione, quindi questo è il mio lavoro, è così che, diciamo, che si va a realizzare quindi ogni mio lavoro su richiesta di privati, di collezionisti, di band musicali che vogliono la copertina dell'album, quindi sono varie le richieste. Anche il regalo della coppia, magari mi è capitato ultimamente, Bella idea regalo. lei che mi chiede di fare, perché fanno per l'anniversario loro, il disegno di loro due insieme, quindi tutto in silenzio, fatto senza farglielo sapere, quindi c'è la sorpresa. Mi è capitato anche con un altro ragazzo che mi ha chiesto per lei, per la sua ragazza, per San Valentino, e quindi c'era questa cosa che mi scriveva quando lei non era insieme, perché voleva fare tutta questa cosa di nascosto, insomma. Quindi di base ho dei committenti molto dettagliati, dove a volte addirittura mi arrivano anche i file,
Word, dove vanno a scrivere ambientazione, illuminazione, personaggi, accessori, tutto. Quindi vanno a descrivere tutto quanto nel minimo dettaglio e poi io metto la mia parte, invece quella Ci ha creativa. commentato pure un tuo complimenti grandissimo. Io sono quello del disegno dark, quindi tuo committente. Penso, preso da una mia foto, un abbraccio, Michele Torino. Ciao Michele! Quindi i tuoi committenti ci stanno anche seguendo e ti sostengono, come sempre. Bene, bene, grazie, grazie. Quindi ti dicevo, oppure, che è una cosa che a me piace tantissimo, mi piace anche quando sono dettagliati i committenti, però mi piace anche quando magari mi dai due o tre cosette e mi dici, guarda, vorrei di base una vampira, e poi faccio io, vado io a creare tutto lo scenario e tutto quanto. E, insomma, banalità non escono mai sicuramente, perché c'è il confronto sempre a due, quindi magari ti faccio vedere lo sketch e tu mi dici, guarda, vorrei aggiungere questa cosa, oppure vorrei Come sempre mi ispirarsi. fai una bozza che mandi al committente e vi mettete, giusto? Così Sono si alcuni vede. che vogliono l'effetto sorpresa, proprio mi dicono Ah. addirittura, guarda, voglio che mi fai un disegno e non voglio vederlo, direttamente me lo spedisci. Quindi io là vado subito con le suore al volo, che è aleatorio, Mi piace questa scusami. cosa delle suore che ci stai, pappa e ciccia, praticamente. È arrivata una domanda che ti giro. Allora, altra domanda. Ho visto molti disegni naturali, organici. Ma un disegno di robot o magari cyborg? Ah, più fantascienza? Non lo so se l'hai. Effettivamente è vero, ho visto poca fantascienza nei tuoi disegni. E ho fatto Anche Druna era di volendo era di fantascienza e l'hai fatta sì, non di dai, fantascienza. volendo ci potrebbe stare, ho fatto un Terminator. Terminator. Ma forse prima Pensavo l'abbiamo intravisto. Terminator l'uomo? a quello. Con No, 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 l'armatura. T, come si chiama? T-800, non mi ricordo. Comunque sì, il robot, cioè lui metallico. Sì. Ok, Sì. ah, questa è un'altra domanda. Domandina veniale. Ma quanto costa un'opera di Ester? Vabbè, questa la chiedete in privato. Quante cose volete sapere? Dipende chiaramente da quello che vuoi andare a disegnare, quanto è complicato, quanto è grande. Ho fatto dei disegni enormi, quindi chiaramente il prezzo è, cioè non esiste un preventivo base per No, tutto, c'è vabbè, ma poi sempre. uno contatta privatamente a seconda della committenza di quello che c'è da fare. Ma questa è una domanda interessante, credo che la risposta di averla immaginata hai pubblicato fumetti, quella che ci fa il nostro amico Alessandro, in realtà penso che lo tieni uno in progettazione, se ho capito bene. Sì, quello là, diciamo, è uno dei miei sogni, diciamo, sicuramente, però di pubblicato, ho lavorato con Edizioni Inchiostro, Ah, come? io ai miei albori, ho lavorato con Edizioni Salutiamo, Inchiostro. grandissima edizione Inchiostro. Sì, e fra l'altro ho visto anche Andrea Cavaletto lì a Torino, mi è venuto a salutare, era con Mirko, nella Schera Abbocchiatore. Quindi ho lavorato con loro a cinque volumi, il primo era Paranoid Void. Che è stato il mio primo fumetto in Paranoid Void assoluto. era proprio di Cavalletto sceneggiato, se non dico Sì, male. sì, 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 sì. Colui che vide le mie cose tramite lo scarabocchiatore, che condivise ai tempi dei miei disegni, mi chiese di fare un provino, quindi io sono riuscita a passare il provino, quindi mi disse, ah, guarda, adesso facciamo questa cosa, e io ai tempi, insomma, ero sicuramente una persona diversa, perché comunque. E vivevo da sola, dovevo comunque pagarmi le bollette e tutto il resto. Quindi la mattina facevo la barista e la sera facevo il mio primo fumetto, perché insomma era agli inizi di tutto quanto. E poi con loro però ho continuato per altri quattro numeri nella testata principale di Cannibal Family, quindi con diciamo, con la storia principale loro, per quattro numeri con Jacopo Masini, ciao, Ciao Jacopo. sceneggiatore. E insomma, quindi ho fatto questi volumi con loro. Stiamo parlando del periodo prima del Covid, perché ormai il Covid praticamente è l'anno zero, prima Covid, dopo del Covid, così. E quindi prima del Covid ho lavorato a queste cose qua, e poi in realtà ho capito che quello che volevo fare era altro, cioè lavorare anche con Jacopo, tutte queste pagine, eccetera, mi è servito proprio, perché abbiamo fatto più di 100 tavole. E mi è servito a capire certe dinamiche, come funzionano certe cose, eccetera, e quindi lì ho capito che non ero completa, ecco, che in realtà invece volevo lanciarmi un pochettino con le commissioni, quindi insomma, il mio passato da fumettista risale a quel periodo là.
2019. Quindi diciamo se ti ritieni più illustratrice professionalmente. E beh, sì, vuoi non vuoi lo sono. La chiave, cioè nel senso, è quella del fumetto, cioè la tecnica è quella del fumetto, quindi inchiostri di china e le composizioni comunque, vuoi non vuoi, richiamo sempre il fumetto, però comunque faccio un sacco di illustrazioni, quindi Allora, un'altra domanda se vuoi rispondere chiaramente. Ciao sì. Certo. Esther, Marco Pavan, che salutiamo. Ci racconti la più brutta esperienza di censura che hai avuta? Se l'hai avuta, penso che dai social l'avrai avuta, immagino, non lo so. Se la vuoi raccontare, chiaramente. Allora, guarda, in realtà mi viene da pensare, una volta ero in radio e mi hanno detto siamo felicissimi di averti qua, eccetera, eccetera. Poi quando vi ho fatto vedere i miei disegni, mi hanno detto però queste cose non le possiamo mica mettere, cioè sono bruttissime perché penso, scusa, ma come se mi chiami? Cioè, perché poi alla fine Beh, ma era una radio, dove dovevo mettere? mi ferisci particolarmente per questa cosa. Poi la censura più brutta, no, vabbè, sono... Secondo me è l'eritina delle persone che ogni tanto hanno il pruritino alle dita, no? E quindi devono cliccare, devono cliccare, dovrebbero mettere da qualche altra parte quell'eritina. E quindi praticamente magari mi capita a volte delle censure che mi vanno a mettere. E di base, guarda, non c'è una censura più brutta, è solo una rottura di scatole perché. Di base adesso censuro pure io già le cose, quindi che Ah, è cavolo vero, a c'è? volte metti i bollini quando ti Sì, autocensuri. È vero, sui social a volte copri cose che potrebbero, insomma, causare perché censura. io conosco un po' come funziona, quindi basta andare a Diciamo, scoprire. conosci i tuoi polli, possiamo dire. Sì, è perché, per forza. Allora, Danilo Angeletti è anche un disegnatore. Ci sono disegnatori a cui si ispira, a cui ti ispiri, o comunque le influenze artistiche. Rinnovo il saluto, ti saluto Danilo. Stanno arrivando tantissimi commenti, è difficile starci dietro a tutti, mi perdoneranno quella che non riesco a leggere. Allora, come disegnatori, guarda, ripeto, io sono molto per l'arte classica, cioè vado a riprendere sempre sculture, vado a riprendere sempre Michelangelo, Caravaggio, sempre vado a prendere spunti da loro. E anche per quanto riguarda le pitture di Leonardo da Vinci, vado a prendere loro se devo andare a vedere come si può andare a fare qualcosa che riguarda le piante, ad esempio, perché Leonardo da Vinci le curava tantissimo, era botanico anche, quindi insomma, prendo molto spunto da loro. Come disegnatore, quindi di fumetti, vabbè, ho studiato tantissimo Manara, ho studiato tantissimo Serpieri, quindi loro sicuramente sono state di molta ispirazione per me. Però ripeto, se devo andare comunque a disegnare qualcosa, vado a vedere dall'arte classica, non vado a vedere dal mondo del fumetto per Quindi da disegnare pittori adesso. classici. Sì. Allora, lo scarabocchiatore si prende il merito. Estero, diciamolo No, che hai fatto conoscere. lo stiamo dicendo, Diciamo. lo stiamo dicendo, abbiamo detto. Allora, No, perché questa ecco, cosa... brava, ti ricordi, l'avevi detto, sì, in Ma effetti. guarda, non si è sentito. Guarda che Sì. l'avevo detto. Esatto. L'avevi detto, ok. Sempre lo scarabocchiatore che ci sta stalkerando. Con Ester ci sarà una grande novità che lascerà tutti senza fiato. Ma non si può dire altri, allora che dice a fare? Cioè, vabbè, così fa le Allora, non mi dico perché vuole instillare il dubbio, no? La sì. suspense. Però non diciamo niente, niente, però niente. Niente. Allora, stanno tantissimi. Fanno anche notare che effettivamente è bello che tra disegnatori vi fate i complimenti, che vi fate, insomma, che ci sta anche, insomma, apprezzamento fra già. Sa già chi è disegnatore, insomma, è bello, insomma, avere un ambiente sereno. Per forza, certo, anche perché alla fine siamo quattro gatti, quindi... No, mica tanto, insomma. Alle fiere comunque vuoi o non vuoi ci si rivede, quindi secondo me è bene avere un atteggiamento, diciamo, una competizione simpatica e stimolante sicuramente. Tu vai molto alle fiere perché hai detto Torino Comics, Monferrato, se ho capito bene, dove hai fatto il disegno di Druna. Poi Sì, l'anno Palermo è di scorso. casa, penso sarai. Penso pure all'Etna sia di casa, no? Perché è Sicilia, quindi Etna Comics. Sì, quest'anno tra l'altro mi hanno fatto fare anche il manifesto, quindi per E quello là me è uno dedicato dei... al Pirandello che abbiamo visto prima. E la donna con il velo, sì, la donna velata, quella sulla poltrona. E sì, l'anno scorso ne ho fatto un bel po', ho ricevuto un sacco di inviti, quindi io partecipo se comunque non mi è mai successo di rifiutare, sono stata anche in Croazia, a Malta. Addirittura, quindi giri tanto.
Sì, l'anno scorso sì, tantissimo, ora quest'anno, vabbè, ne ho fatte, oddio, me le dimentico anche, perché ho fatto anche delle mostre, ho fatto una mostra che è durata un mese a Roma, poi sono tornata, sono stata poi a Torino, adesso torno, sarò a Trapani Comics, non questo fine settimana, scusami, ma oddio, che giorno è oggi? Oggi è 3 maggio, Oggi oggi è 3 è 25, maggio. quindi sono ancora tipo 25 giorni, Ok, hai tempo, hai tempo. non abbiamo tempo, la concezione del tempo non ce l'ho. E quindi fine mese sono a Trapani Comics, poi a Etna, poi sarò in altre che però ancora non sono state dette, quindi non le dico No, adesso. il Trapani Comics è la prossima, che è pure una fiera di casa, penso, insomma, una fiera, penso quelle siciliane le giri, penso, con tranquillità, credo, insomma, più Sì, a facilmente. voglia, sì. Sono stata a Agrigento, a Via Grande, a Catania, a Palermo, Penso che Trapani. l'Etna Comics sia uno dei più grandi, se non sbaglio, come realtà Sì, fieristica siciliana. Almeno è quella che se ne parla di più. Allora, vabbè, cioè, lo merita. una curiosità, Esther, questa è da Michele Grasso, che è uno dei tuoi committenti. Che emozione hai provato a conoscere di persona il maestro Serpieri l'anno scorso? Uno dei tuoi riferimenti, hai detto, il maestro Serpieri, se l'ho capito bene. Sì, allora, guarda, io un temperamento, diciamo, abbastanza particolare, però tendo a non avere nemmeno tanti idoli, eccetera. Però quando poi me lo sono trovato a cena, diciamo, vicino, si tremavo, no? Avevo la cosa, guarda, guardo, cioè, non voglio farmi vedere in ansia, però lo ero comunque. Sì, e la cosa bellissima è stato lui a venire da me dicendomi, volevo conoscere la ragazza, la persona che ha fatto questa illustrazione qua. Perché, come ti dicevo prima, questa illustrazione di Questo qua ti Druna. rimetto di nuovo in visione principale. Sì, Sì, comunque questo era questa un omaggio a illustrazione, lui, a Druna. sì, a Bruna, che è il personaggio più celebre, diciamo, disegnato da Sì, lui, sì. e in questa illustrazione qua io ho reso Druna dominante e quindi, diciamo, sapevo che andavo a stuzzicare un pochettino una cosa, perché comunque Druna ha sicuramente un carattere forte e comunque nelle storie attraverso delle situazioni di un certo tipo, ok? Però non è mai stata così dominante, non sono mai stati tutti questi uomini sotto il suo dominio, ecco. Quindi lui è stato attratto da questa cosa e mi ha detto: volevo conoscere la persona che ha fatto questa illustrazione e mi ha detto che sei tu. E io là sono morta totalmente, letteralmente, e niente, vabbè, cosa ho provato? Ho provato gratitudine, gioia, perché è stato molto bello. Poi ci siamo presi bene e quindi, insomma, abbiamo passato parecchio tempo insieme e lui mi ha raccontato tantissimo, perché si chiama Serpieri, da dove discende, la sua famiglia e tutto il resto, e io chiaramente così con le orecchie, che, insomma, erano tutte a lui le mie orecchie, e quindi è stato veramente bello, importante. E sicuramente non scorderò, ecco, quello che è stato, perché è bello sicuramente, però anche da un altro punto di vista mi viene da pensare che magari ci saranno anche altre occasioni per rivederci, e quindi non penso che sia l'unica, ecco, di occasione. No, ti auguro sicuramente di ribeccarlo. Insomma, è difficile immaginare Esther Cardella emozionata davanti a Serpieri. È Invece. come se loro. E certo, sì, no, ma perché poi, diciamo, c'è questa sorta di situazione dove c'è un piano orizzontale, no? Per cui io vedo tutti alla stessa maniera, cioè io mi sento uguale, non c'è nessuno sotto di me o sopra di me, cioè non ho questa visione delle cose. Però quando poi ti ritrovi davanti a qualcuno dove tu hai studiato le sue cose, hai seguito, eccetera, quando poi te le ritrovi davanti e ti fa anche un complimento. Cioè tu, cioè lo vedi così, dici, e quindi poi è Grande passato, poi è emozione, passato subito, ho passa. Eh cominciato beh, sì. proprio a Però grande sentirmi emozione sicuramente è plausibile. Una curiosità, hai detto che collabori con la scuola del fumetto di Palermo, ma per chi non è siciliano, non è vicino a Palermo, fai corsi online, li prevedi, li vorresti fare? C'è in mano. speranza per chi vive lontano, insomma, questo volevo dire. Ad avere anche le mie bacchettate tramite il mondo Io penso che virtuale. molti avrebbero piacere di averti come maestra, quindi magari a Perché distanza no? un Sì, web sarebbe possibile. no, è una bella idea. Sicuramente ci penso da un po', perché comunque è bello. Vorrei farle a Palermo, magari anche dei corsi di cultura dal vero, dove posso andare a, quindi a
mantenere quelle che sono le vecchie tradizioni del disegno, diciamo, quindi disegnare davvero, chiaramente là c'è bisogno di avere davanti, avere accanto l'insegnante, avere proprio qualcuno che al momento stesso ti indirizza verso qualcosa, l'attenzione verso le proporzioni, eccetera. Però magari fare anche qualcosa online, perché no? Sì, effettivamente. Questa è la prossima cosa a cui pensare. Comunque, noi di associazione facciamo corsi online, era la mia la domanda interessata, perché noi organizziamo anche corsi online, ma lo dico, lo giro a Mirko questa tua, come dire, disponibilità, magari si riesce a organizzare con l'associazione. Ne abbiamo fatto uno da poco di disegno manga, verrebbe carino un corso con Ester Cardelli di disegno erotico, gliela lancio, magari si riesce a fare. Ah, questo è divertente, te la riciclo, Serpini ti ha chiesto uno sketch. Ma guarda, in realtà poi di disegno abbiamo parlato poco, cioè perché non stai lì, non hai il professore, cioè là ci sono visti come persone. Sì, chiaramente era una boutade della cosa. Cioè non Serpini era che ti chiede. poi ricordo che comunque io ho fatto vedere anche i miei disegni e lui mi ha dato solo un piccolo consiglio perché poi in realtà mi ha fatto tanti complimenti. Però poi di base abbiamo parlato tanto di altre cose, di chi siamo noi come persone, non eravamo tanto lì sul disegnare. Poi abbiamo anche bevuto un po' di vino, quindi figurati chi ci pensa poi più a disegnare. Un po' lì a Ho festeggiare, capito, ho ognuno. capito. Vabbè. Allora, comunque Enrico Rocco ha accolto il mio suggerimento. Lo facciamo insieme un bel workshop con lo scarabocchiere, vedi? Quindi, senti, tecnicamente abbiamo detto che disegni con carta, con matita e china. Possiamo sapere i tuoi strumenti, li diciamo a chi ci segue, è appassionato e che vuole crescere come Siamo qua nel mio tavolo di lavoro, quindi posso farti vedere subito. autore? Perfetto, tavolo Allora, di lavoro di Ester Cardella, ragazzi, entriamo nel suo studio. Siamo nel è tuo un studio. casino, guarda, ti giuro, è un casino. Se Ma qualcuno questo è il si tuo permette studio, il cavalletto dietro non è scenico, è proprio là, ci sta. no, sta là proprio perché ci Ah, io siamo pensavo dati. che Perché... faceva parte della scenografia, no, è proprio così, cioè esiste. No, sta Cioè... là che vado a si vede una bozza di qualcosa. Sì, sono Ah, proprio ok. qua. In teoria adesso ci sono delle finestre un po' chiuse perché altrimenti la webcam avrebbe fatto un po' di Ah, controluce. vabbè, certo, si capisce. Però quando apro qui è perfetto per disegnare, quindi sì, sto qua, è Questo è lo studio proprio. di Ester, ragazzi, lo scarabocchiatore vi porta nello studio di Ester Cardella, che volete di più? Guarda un po', guarda, è incredibile. Se qualcuno si permette di sistemare, io vado in tilt totale perché cioè, è il mio caos, io conosco ogni singola cosa, so bene Questi sono come. pennelli, Questi sì, occhio. sono gli infiniti pennelli, sì. Alcuni sono tipo così rovinati e sono rovinati appositamente perché ci sono dei pennelli che devono essere intatti, rimanere diciamo più puliti possibile, che sono tipo questi. Li Ah, quindi stanno da parte questi qua. metto da parte, sì, stanno puliti, sono tutti quelli che per fare certi effetti devono essere il più possibile comunque puliti perché così l'inchiostro va via Ok, quindi li tieni più con cura, diciamo questi qua. Sì, questi stanno sicuramente con un occhio di riguardo conservati. E poi ci sono questi qua invece che sono quelli esterni, diciamo che sono quelli che utilizzo di più e hanno, ora non so quanto si vede, però sono proprio rovinati. Sì, vabbè, sì, Perché perché questi qua sono rigidi, dice, molto rigidi. sì, servono proprio per fare dei, diciamo, delle pennellate che siano un pochettino più grezze, un pochettino più sporche. Perché in alcune zone vado, che ne so, sulla pelle, sull'incernaccia, su quello che è l'anatomia, vado di precisione. Però su alcune parti che possono essere la vegetazione, lontananza, dei fumi che ci sono, eccetera, vado con questi pennelli qua, che sono super, induriti, perché a volte non li lavo appositamente, Ah, perché per così si farle indurire, volutamente. crespa la setola. E quindi vado a fare questo tipo di Ma poi cose qua. che china usi? Se possiamo chiedere i segreti di Ester. La china che uso è questa. No, che china liquida così, cioè. Sì, un inchiostro liquido con il contagocce, questo scarico, questo qua. Non lo butto, non so perché non riesco a buttare il boccetto di inchiostro. Di collezione, di collezione. Sì, perché buono, voi si possono riutilizzare, non so come. Questa qua è una Winsor & Newton, io utilizzo solo questa perché ha un'ottima resa, resta nera, nera, nera sempre. Invece ci sono altri tipi di inchiostri che un pochettino dopo un po' di tempo cominciano a schiarire. Questo qua è nero proprio, che più nero non si può, dopo di questo non c'è Nero, nero. più niente. Dopo di E la questo non c'è carta più che niente. usi?
La carta d'uso è sempre diversa, tipo prima dicevo che per le commissioni queste gialle, gialline, ho usato una carta Sì, ce l'hai detto per le incisioni. chiaro della carta d'incisione. E poi ho qua ad esempio anche della carta fatta a mano, questa che vedete qua, questo rotolo, questo qua, che io sono disegnatissima, è una carta che fatta a mano, si chiama Cadi questa carta, e questa carta qua dovrò fare una commissione enorme, e sarà una bella faticaccia perché comunque la Quindi carta possiamo fatta a mano è dire molto sperimenti pesante. molto anche con i materiali, cambi la carta a seconda dell'effetto che vuoi creare, i Sì, ma pennelli questo usati. è anche la cosa bella del lavorare a mano, perché non è che dici lavorare in digitale, hai sempre la stessa penna e cambi il pennello, cioè dal pennello più grande al pennello più piccolo, e tu hai visto qua invece quanti pennelli io Sì. ho. Loro invece hanno, chi lavora in digitale, ha solo una penna, e quella penna può fare tutto, no? Io invece ho tutti questi. E anche la scelta del supporto, quindi della carta, è una cosa, è argomento di discussione con il committente. Sì. Perché comunque andiamo a scegliere la carta che è più adatta a quella che deve essere poi la resa. Quindi si va a scegliere anche una carta magari colorata o bianca o una carta Sì, fatta a chiaramente mano. incide sull'effetto finale, chiaramente. Sì, assolutamente. Allora, siamo arrivati quasi alla fine dell'oretta per la quale ti ho rubato ai tuoi disegni. E in Ok. genere chiudo sempre con una domanda scomoda. Quindi tocca pure a te. La domanda scomoda che faccio è: Allora. tu quanto leggi e cosa? Quanto Non leggo e solo cosa? fumetti, chiaramente, in generale. No, anche perché io in realtà è da un bel po' che non leggo fumetti. E questa è anche una cosa che dico anche spesso a scuola, perché è una cosa, secondo me, importante. Ecco. Allora, nel momento in cui ho studiato fumetto, quindi studiavo comunque, ero alla scuola del fumetto, eccetera, ho letto tantissimi fumetti anche prima. Ho letto tantissimi fumetti. Prima di entrare alla scuola del fumetto, io già conoscevo praticamente tutti i grandi maestri, perché comunque ero appassionata, mi piaceva. Ora, nel momento in cui studi, quindi è importante riuscire a vedere i maestri, come usano l'inchiostro, come fanno tante altre cose, no? Perché stai studiando, quindi devi assimilare. Ma in realtà, quando vai a leggere invece un romanzo, metti caso, quindi quando tu leggi, voglio fare proprio questo discorso, quando leggi un fumetto hai l'immagine davanti. È la storia, ok? Quindi tu stai guardando e hai davanti anche l'immagine, no? Non devi immaginare, ecco. Certo. Perché È il ti concetto del sembra. fumetto stesso, insomma, che ti dà anche un Esatto. supporto visivo. Con invece il romanzo, metti caso, quando tu cominci a leggere un romanzo, hai invece cosa? Quella cosa che vai leggendo e ti immagini il personaggio com'è, te lo immagini vestito, quindi vai a fare quel ragionamento di costruzione di immagine dentro il tuo cervello, e questa cosa è una cosa molto utile dopo che hai finito di studiare grandi maestri, eccetera, cominciare ad avere una propria creatività, quindi come se fosse una macchina che vai ad allenare, cibandoti di quelle che sono invece le lettere, le parole. Dalle parole tu fai diventare un'immagine, anziché dall'immagine studiare. Riuscire a leggere dei romanzi, secondo me, almeno per me, è la cosa che mi stimola di più al momento. E al momento sto leggendo questo libro che chissà dov'è, e al momento sono su un libro che si chiama Acqua Viva, ed è un libro molto bello, un po' folle, e in realtà ne sto leggendo due, c'è anche un romanzo molto carino di quest'uomo che praticamente viaggia nel tempo, Non li conosco. molto Cioè, figo, Acqua non mi Viva ricordo. non lo conosco, quell'altro non so, non hai detto il titolo, non lo saprei. Posso farti vedere un secondo, forse? Sì. Allora, la nostra estera è andata proprio a farci vedere i libri che sta leggendo in questo momento. Non vi spaventate, non è scappato. No, Adesso no, no, no. torna, adesso torna. Niente, non voglio fare perdere tempo. Non Non le so sguardo, cosa va sono. bene, va bene. Comunque stai leggendo, sei al momento sulla lettura di due titoli, di due romanzi. Sì. Quindi hai detto che per te il romanzo è più stimolante, se ho capito bene, dal punto di vista Sì, per creativo. adesso lo trovo più stimolante, quindi è, diciamo, qualcosa che mi piace fare proprio per questo discorso di creazione che ho dentro la mia testolina, e quindi immagini, personaggi, anche quando ti spiegano un ambiente com'è, no? E quindi quando io poi leggo la commissione, mi dice deve essere messa qua, io già ho questo esercizio che è quello dalle parole costruire un'immagine.
Una mente più allenata, possiamo dire, allena la mente, possiamo dire così. allenare e avere un'elasticità creativa che ti spinge poi quando leggi delle parole subito hai già un bagaglio di immagini da andare a scegliere. Ma è bellissima, non l'avevo mai vista così, che per un disegnatore fosse utile leggere i romanzi. È un punto di vista molto interessante che ricondividerò, ti citerò chiaramente che veniva da te. Vuoi regalarci un consiglio per la lettura? Qualcosa che secondo te uno dovrebbe leggere, magari un fumetto, se hai in mente, o un libro che uno dovrebbe leggere, che è bellissimo, secondo te. Vabbè, ce ne sono tantissimi. Vabbè, posso citare Serpieri sicuramente, però in realtà uno dei miei preferiti è Watchmen, quindi andatevi a Watchmen leggere di Alan Moore. Watchmen. Se potete, non prendete l'edizione quella completa, tutta. Ma Non il io volumone brossurato, diciamo, non quello là. sì, ci sono quelli che si riprendono così. Invece la cosa bella è riuscire ad avere l'edizione quando la fanno, diciamo con tutti i vari volumetti. Quindi una volta al mese vai in fumetteria e quindi hai questa bellissima cosa di aspettare il mese successivo, il prossimo numero, sono 12 in totale, quindi è una bella esperienza secondo me da fare e se potete fatelo così, con un numero alla volta, ecco, Watchmen, Ah, quindi tu l'avamo. consigli pure l'attesa, quindi non sei per le serie che si vedono tutti in una volta, No, una devi puntata a settimana, come ai vecchi tempi, come quando eravamo. sì, io sono vecchia dentro, cioè ho questo atteggiamento di Ah, la domanda in chiusura è divertente, te la rigiro. Hai mai usato carta da pacchi per disegnare? certo, per fare alcuni bozzetti di disegni molto grandi che devo andare a fare, vado prima a usare la carta da imballaggio. E qua ti lancio una provocazione. Dimmi che non ti piacciono i manga. No, i manga mi sono piaciuti, mi è piaciuto Berserk di Kentaro Berserk è Miura, bellissimo, piace a tutti. Eh? sì, l'ho letto fino al numero 21 però, sono arrivata al 21 anni fa, poi è cominciato a diventare troppo fantasy per me, quindi poi ho smesso. In realtà poi l'autore, Sì, ahimè, è deceduto, quindi lasciando il fumetto incompleto. da poco che è Sì, morto è per lui. deceduto, sì. Sì. E quindi poi in realtà ho letto qualcosa di Vagabond, sempre lo stesso, poi basta. No, non sono appassionata. Va bene, quindi per chi non ama il manga, una conferma, neanche Esther Cardella è molto appassionata del manga. Allora, Sì. io la ringrazio ancora perché ci ha regalato un'ora sottraendola al suo lavoro. Ringrazio chi ci ha seguito. Guarda, sono arrivati migliaia di commenti, non sono riuscito a farli vedere tutti. Se poi vuoi andare sulla pagina, Grazie. poi se hai piacere di leggerteli, poi stanno là. Questa live, insieme con le altre che abbiamo sempre fatto, saranno tutte sul canale YouTube dello Scarabocchiatore. Quindi ti Ah, sta che arrivando bello. ancora complimenti, basta, gliel'ho fatti, ok? Poi se vuole ti Fanno rimando. sempre Vado bene, sempre grazie. bene, sicuramente abbiamo riconferma. Il prossimo evento che abbiamo, l'8 maggio, sempre qua, questa volta intervisteremo una scuola di fumetto, una scuola che apre i battenti in quella del Napoli, scuola Vesuvius, indovinate a cosa si ispira, comunque ci saranno tanti autori, nostri amici, che parleranno della questa apertura. Ok, Esther ha promesso che penserà a fare un workshop con lo scarabocchiatore, quindi magari Ci rivedremo ancora. ci rivedremo ancora. Invitata di nuovo sicuramente perché è stata una live molto bella, abbiamo visto anche molti spunti interessanti. Grazie a chi ci ha seguito e grazie a te Esther per essere stata qua. Monica, piacerissimo mio. Grazie mille. Ciao. Alla prossima, arrivederci. Ciao, 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 ciao.